Ok, quindi appunto facciamo un po' di lavoro sulle addominali oggi, che è un altro tipo di lavoro sulle addominali rispetto a magari quello tradizionale che uno si aspetta di fare in palestra con le, il crunch. Perché nella mia esperienza, mia diretta su di me, ma anche lavorando con le persone sia nei gruppi che anche individualmente, vedo che c'è molta tendenza di lavorare tanto con il retto addomino, che è lo strato esterno addominale, e addirittura presenti quelle persone che magari ce l'hanno proprio la tartaruga, insomma, le addominali molto scolpite, che delle volte sono quasi spinte fuori. E quello è proprio, diciamo, un segnale che uno lavora quasi solo esternamente e lo strato interno non viene tanto utilizzato, e quindi succede questa cosa che appunto quasi spingono in fuori le addominali. Noi invece vogliamo attivare lo strato interno, che sarebbe il traverso addomino, sia perché così avremo la pancia più piatta, ma diciamo non è questo l'obiettivo principale. L'obiettivo principale è che ci dà un sostegno molto più importante appunto interno per la colonna vertebrale, che diciamo che penso tutti noi vorremmo avere più sostegno per la colonna. E in più, lo strato esterno, il retto addomino, è collegato a una linea, diciamo, miofasciale che si chiama la linea frontale superficiale, che si collega di più al sistema nervoso simpatico, che cioè quello di eccitazione, quello proprio della risposta combatti, fuggi, insomma. È anche un muscolo facilmente comandabile, tipo come i bicipiti o i quadricipiti possono essere, che fa questo movimento di flettere il tronco. Riusciamo ad attivarlo molto facilmente, dove lo strato interno si collega invece, fa parte della linea profonda frontale ed è il nostro centro, è veramente il nostro sistema di sostegno interno, che è più un volume che non uno strato. E diciamo, l'anatomia interna, c'è una specie di tubo che va all'interno, e questo strato del retto addomino fa parte di questo tubo centrale interno che ci sostiene dall'interno. Ed è importante imparare ad attivarlo. E lo strato esterno, il retto addomino, se viene attivato un po', diciamo, di default sempre, spegne un pochino l'attivazione, diciamo, dello strato più interno. E quindi non sto dicendo che uno retto addomino non lo devi mai usare, perché magari uno che fa sollevamento pesi, quello lì tipo dove si tirano su così, magari ti serve. Però se si attiva sempre, appunto, magari appunto fai più fatica ad accedere a quello strato, diciamo, più interno. E seconda cosa, che in generale riuscire a rilassare gli addominali è importante tanto quanto saperli attivare. E anzi, spesso quando un muscolo è debole, è perché in uno stato un po' di mezza tensione sempre, e quindi non riesce né a attivarsi bene né a rilassarsi bene. Quindi un'altra componente del lavoro che andiamo a fare questo mese è proprio quello di imparare un po' ad attivare e anche di rilassare, perché più riesce a rilassare, poi più si attiva anche meglio il muscolo. Ultimo punto è che quando riusciamo ad attivare internamente dal basso, quindi coinvolgendo anche il pavimento pelvico e anche soprattutto la parte bassa del traverso addomino, perché è fatto un po'
innanzitutto le fibre sono collocate proprio orizzontalmente, quindi fa proprio questo movimento di stringere verso l'interno e di espandere verso l'esterno, dove il retto addomino appunto è verticale e quindi fa flettere il tronco, e soprattutto quando attiviamolo magari eccessivamente ci fa fare questo, che anche toglie l'allineamento tra il diaframma e il pavimento pelvico. E quindi vogliamo imparare a attivare il pavimento pelvico, attivare soprattutto le fibre basse del traverso addomino, e quindi magari metteremo la mano sopra il tube per sentire proprio che un po' si irrigidisce quella parte bassa e hai una sensazione proprio di tirare verso l'interno, un pochino verso la testa, e che qui rimane rilassato, perché così quando andiamo a respirare riusciamo a tenere attivato appunto in basso, però a portare il respiro nella parte alta del torace, evitando di tirare su così, però sentendo appunto un allargamento delle costole che ci permette di fare un respiro ovviamente non profondo quando gli addominali sono rilassati, però di sentire che comunque riusciamo a respirare. Quindi faremo questa cosa. Facciamolo. Innanzitutto, se avete la possibilità anche di appoggiarvi a qualcosa e vi inclinate leggermente, può essere interessante. Se non ce l'hai, mettiti semplicemente seduto con una mano sul basso ventre e una mano qui, diciamo, appena sotto le costole, ma anche magari un po' sopra le costole. E facciamo un bel respiro profondo con il naso, lascialo andare. E magari chiudiamo gli occhi un attimo e prendi qualche momento, magari qualche volta, lasciando andare l'aria in modo di buttare fuori tutte le cose che non ti servono questa mattina. Cercando di sentire il corpo che piano piano si rilassa, si calma. E cercando di sentire quando inspiri, che non stai tirando le spalle verso l'alto, tieni le spalle rilassate, appoggiate sulle costole, e cerchi di concentrarti soprattutto su una sensazione di allargamento laterale delle costole e dietro. E ora iniziamo con un'inspirazione, cerchi di riempirti rilassatamente, poi espirando, aria fuori, fino a metà, e poi inizia a portare, espirando, il pavimento pelvico verso l'alto, e cercare di portare il basso ventre un po' indietro verso l'alto. E cerca di mantenere quell'attivazione e di inspirare in alto, allargando le costole, galleggiando le clavicole, poi lascialo andare. E ora rilassa tutto, inspira. E facciamo un'altra volta così, espirando fino a metà, e poi con la seconda parte, metà dell'espirazione, attiva pavimento pelvico, tira verso l'alto,
basso ventre, cerchi di sentire che va su un pochino, va in dentro, e che qui sotto la mano che è sopra rimane abbastanza rilassato, non si rigidisce, non si spinge fuori. Poi tieni il collegamento e inspirando, allarga le costole. E espirando, attiva un po' di più, lascia andare l'aria. E poi inspirando, rilassa. E ora rilassiamo. Questa cosa andiamo a farlo sulla schiena, che poi aggiungeremo una cosa con le gambe. Quindi piegate le ginocchia e appoggi i piedi, stenditi sulla schiena, mettiamo le mani nello stesso modo, con uno sul basso ventre, proprio senti dove è il tuo pube, appoggia la mano proprio appena sopra il pube, e l'altra mano che è alto, un po' sulle costole, un po' sulla parte morbida sotto. Facciamo un bel respiro profondo, lascialo andare. E poi inspirando, allargando le costole dell'alto petto. E poi espirando fino a metà. E poi attivando ancora di più quando continui l'espirazione. Senti il pavimento pelvico che si tira in alto verso la testa, il basso ventre che va verso la schiena, ma senti che le tue costole sopra non stanno ruotando, non stai irrigidendo lì sotto la mano che è in alto. E poi tieni il collegamento, porta l'aria dentro, inspirando, allarga le costole. Espirando, attiva un po' di più, inspirando, rilassa. E rilassa proprio tutto, senti che tutto il tronco si ammorbidisce. E facciamo un'altra volta così, espirando, fino a metà, e poi seconda metà. Pavimento pelvico verso l'alto, basso ventre va verso la schiena, tira verso l'alto, collo rilassato, spalle rilassate. Mantieni il collegamento e cerchi di allargare le costole. Se non riesci ad inspirare, probabilmente anche lì vuol dire che hai il retto addomino contratto, quindi non ti abbattere se non ti arriva subito tutto questo dettaglio. Siamo qui per appunto esplorare. E espirando, lascia andare l'aria mantenendo il collegamento. E ora inspirando, rilassa tutto. Ok, ora andiamo a fare la stessa cosa, ma aggiungiamo un livello di difficoltà. Quando siamo in fondo all'espirazione, solleveremo, magari proprio galleggiando il ginocchio verso il cielo, il piede va a staccarsi mezzo centimetro dal pavimento e alla fine dell'espirazione la tieni su per un'inspirazione e poi espirando di nuovo la porti giù. La cosa importante qui è appunto di, con le mani ma anche con la tua interocezione, di sentire che le tue costole appunto non stanno facendo una grossa rotazione verso dietro di spinta contro il pavimento, non senti la schiena diciamo stondarsi contro il pavimento, anche il bacino delle volte si coinvolge in questo, quindi cercando di tenere il bacino e le costole più o meno stabili. E quindi ora andiamo insieme, fai un bel respiro profondo, lascialo andare e inspirando per riempire le costole. E senti anche qui il pavimento pelvico che espande, poi espirando fino a metà, pausa, e poi attivando ancora di più, pavimento pelvico verso l'alto, cercando di strizzare fuori tutta l'aria, basso ventre va verso la schiena, e in fondo all'espirazione, galleggia un ginocchio verso il cielo, tutto rimane stabile, inspirando mantieni
tutto connesso, ma allargo le costole, espirando, attiva ancora di più e riappoggio il piede. E inspirando, rilassa tutto. E di nuovo, aria fuori, espirando fino a metà. E poi continua con l'espirazione, aria sempre più fuori, pavimento pelvico verso l'alto, basso ventre, succhia verso la schiena, un po' verso l'alto. In fondo all'espirazione galleggia, l'altro piede si stacca, ginocchio galleggia verso l'alto. Inspirando, allarga le costole, tenendo tutto in collegamento. E poi di nuovo espirando, succhia il pavimento pelvico sempre più verso l'alto e appoggia il piede. E facciamo un altro 2 volte per lato. Inspirando, rilassa tutto. Espirando, fino a metà. E poi attiva tutto quando continui con l'espirazione. Senti il basso ventre che si attiva verso la schiena. In fondo all'espirazione. Galleggia il ginocchio verso il cielo, stacca il piede, inspirando, tieni tutto collegato, ma allarga le costole, espirando, succhia sempre di più verso la testa e appoggia il piede e rilassa tutto con l'aria che entra e espande tutto, espirando, aria fuori, fino a metà. E poi continuando l'espirazione, pavimento pelvico verso la testa, basso ventre, succhia indietro e stacca il piede, galleggiando il ginocchio verso l'alto. Inspirando, allarga le costole, mantieni il basso ventre collegato. Poi espirando, succhia ancora più dentro e appoggi il piede. E inspirando, aria dentro, rilassa tutto, senti l'espansione nell'addome. E poi di nuovo, espirando, fino a metà, continuando, succhia il pavimento pelvico indietro e galleggia in fondo all'espirazione, ginocchio verso l'alto, tenendo tutto stabile. Inspirando, rimane tutto stabile, allarga le costole, aria dentro. E espirando, aria fuori, senti che il pavimento pelvico è sempre più attivo e appoggi il piede. E aria dentro, inspira, rilassa tutto. E espirando, aria fuori, fino a metà. E poi succhia il pavimento pelvico verso l'alto, basso ventre indietro, galleggia il ginocchio verso l'alto, gamba opposta. Inspirando, tieni il basso ventre collegato, allarga le costole sopra, espirando, succhia tutto più indietro e riappoggi il piede. E di nuovo, inspirando, rilassa tutto e ora rilassa completamente il tuo respiro, senti il respiro che ritorna un po' naturale. Nota se è un po' cambiato. E ora proviamo a orientarci tutti in modo che la gamba destra è quello più vicino a dove hai lo schermo. Quindi se hai da girarti, fallo ora così. Usciamo perché ci sono delle cose dove poi se no ti ritrovi che guardi dall'altra parte. Quindi se riesci ad avere la gamba destra rivolto, diciamo, più vicino allo schermo, se c'hai poi avanti, insomma, dalla parte in corto del tappeto va bene così. Mettiti dove preferisci. E quindi ora allunghiamo la gamba destra sul pavimento e intrecciamo le mani dietro la testa. Respiro profondo, lascia andare. Inspira, aria dentro, allarga le costole. E con l'espirazione affondi il piede sinistro, allungando il ginocchio sinistro in avanti. E
portando il gomito sinistro verso il gomito destro, quindi andando un po' in torsione, ma il ginocchio continua a puntare verso l'alto e inspirando, ritorna, ruota di nuovo sul pavimento e affondi i gomiti un pochino contro il pavimento. E espirando, affondi il piede sinistro, chiudi il gomito sinistro, ginocchio sinistro si allunga verso il cielo mentre chiudi il gomito sinistro verso quello destro. E inspirando, ritorna, ruota il bacino di nuovo verso la gamba, apri i gomiti e spingili leggermente contro il pavimento. Espirando, chiudi il gomito sinistro, fondi il piede sinistro, allunga il ginocchio verso il cielo, andando in questa torsione che dovrebbe allungare un po' l'inguine. Inspirando, ritorna al pavimento. E ora chiudiamo il ginocchio, pieghiamo il ginocchio destro, portando il piede destro indietro, allunga la gamba sinistra, andiamo dall'altra parte. Con un'espirazione, aria fuori, affondi il piede destro, chiudi il gomito destro verso quello sinistro, ruotando, ginocchio destro va verso il cielo. E inspirando, ritorna verso il pavimento, apri i gomiti e premi leggermente contro il pavimento. Ancora, espirando, aria fuori, affondi il piede destro, ginocchio si allunga un po' avanti, un po' verso l'alto, chiudi il gomito destro verso il gomito sinistro. E inspirando, aria dentro, ritorna sulla schiena e affondi i gomiti verso il pavimento. Ancora l'ultima volta, espirando, affondi il piede destro, allunga il ginocchio e avanti verso l'alto, gomito destro si chiude contro quello sinistro. E inspirando, aria dentro, ritorna sulla schiena, premi leggermente con i gomiti contro il pavimento e rilassa. E ora porta il piede sinistro indietro, abbraccia un attimo le ginocchia, scodinzola un pochino la coda. E rotoliamoci avanti e indietro per venire seduti. Ok, e ora veniamo seduti con le gambe incrociate. E mettiamo tutti la gamba sinistra in avanti, ovviamente sì, sinistra in avanti. Ok, quindi sentiamo un attimo ora. E vi invito, se hai una coperta, un cuscino, qualcosa che ti permette di allungare di più la schiena, di sederti sopra e nota. Se ora la sensazione di stare seduta è un po' più facile rispetto a quando l'abbiamo fatto prima. Ritrova il tuo respiro. E con la prossima espirazione, ruotiamoci verso sinistra, la mano sinistra va dietro, la mano destra va sul ginocchio sinistra. E senza tirare con le mani, con un'inspirazione, allunga la colonna, senti la torsione che si approfondisce leggermente, dolcemente dall'interno. E ora con l'espirazione, tieni le teste delle spalle larghe, la spalla sinistra rimane indietro, ma arrotola le costole in avanti e abbassa la testa verso il ginocchio destro. E inspirando, allunga la schiena, testa delle spalle larghe, ruota verso sinistra, collo è morbido, ma la testa gira verso la spalla dietro. E espirando, costole rotano avanti, spalle rimangono ruotate dietro, lascia andare la testa verso il ginocchio davanti. Inspirando, spirale verso l'alto. Collo libero, la testa è l'ultimo vertebra sulla colonna. E espirando, costole ritornano avanti e la testa lascia giù. Ancora una volta. Inspirando, ruota indietro verso la spalla sinistra. E espirando, senti le costole che rotano, ma la spalla sinistra in particolar modo rimane aperta dietro. Lascia andare la testa giù verso il ginocchio destro
inspirando, ruota le braccia, le spalle e ritorna su. E con un'espirazione andiamo verso destra, mano sinistra sul ginocchio destro, mano destra va indietro, solo al punto che ti è comodo, non tirare. E quindi inspirando, allunga la colonna per entrare nello spirale e espirando. Costo le ruote non avanti, lascia andare la testa verso il ginocchio sinistro. E inspirando, allunga la schiena e ruota verso la spalla dietro. E espirando, senti proprio le costole che ruotano avanti, ma la spalla destra rimane aperta dietro. Lascia la testa verso il ginocchio sinistro. Inspirando, lunga spirale verso l'alto. Espirando, ruota le costole, lascia andare la testa giù. E ancora una volta, inspirando, apri le spalle, senti le scapole sulla schiena, il collo è sempre morbido. Non fare tutta la torsione con il collo. E espirando, ritorna le costole in avanti, lascia andare la testa verso il ginocchio sinistro. E inspirando, lascia andare le spalle e le braccia al centro. E allunga la schiena. E ora senti anche qui se magari è un po' più facile stare seduto o eretto che abbiamo aperto. Se noti se la tua respirazione lo senti un po' più facile. E ora andiamo alle quattro zampe, quindi se hai bisogno di qualcosa sotto le ginocchia, prendilo. E mettiamo spalle sopra i polsi, ginocchi sotto le anche. Ruota le spalle indietro, ritorna al tuo respiro. E inspirando, tira il cuore in avanti tra le braccia, testa degli ischi verso il cielo, senti la parte anteriore, anche tutti gli addominali che si allungano. Espirando, spingi via il pavimento, stonda la schiena, la testa va verso l'osso sacro, verso il coccige. E inspirando, non vogliamo spingere la schiena in giù, vogliamo allungarlo nelle due direzioni, verso la corona della testa, verso il coccige e gli ischi che vanno verso l'alto. Espirando, spingi via il pavimento, stonda la schiena. Ancora. E se vuoi fare con il tuo ritmo di respiro, fai pure, non devi per forza seguire me. Espirando, spingi via, stonda la schiena. E ancora una volta, inspira, tira il cuore davanti tra le braccia, senti collo libero, cerca di non buttare tutto il mento in fuori, senti la testa che galleggia verso l'alto. Espirando, spingi via il pavimento e sfonda la schiena. E andiamo un attimo indietro verso la posizione del bambino. Senti il tuo respiro che continua. Inspira in avanti, quattro zampe, punte di sotto, le dita dei piedi, ruota le spalle indietro. E con un'espirazione, posizione del cane. E andiamo subito a fare le pulsazioni del cuore, se qualcuno già l'ha fatto, se lo ricorda. Con un'espirazione. Inizia con le ginocchia leggermente piegate e inspirando affondi i talloni, stendi le gambe, senti la schiena che si stonda, cerchi di riempire il tuo cuore da dietro, aria dentro e espirando aria fuori come se qualcuno ti prendesse dalle anche e ti riallunga indietro, posizione del cane, sempre ginocchia leggermente piegate, inspirando aria dentro, stonda la schiena. Apri la parte dietro del cuore, collo rilassato, espirando indietro, posizione del cane.
Inspirando, affondi i talloni, stendi le gambe e stonda la schiena. Apri il tuo cuore da dietro, riempilo. Espirando, aria fuori dalle anche, allungati indietro, posizione del cane. Inspirando, affondi i talloni, riempi il cuore da dietro, collo rilassato. Espirando, aria fuori, allunga le anche indietro. E rimaniamo qui. Un respiro profondo, poi con l'espirazione la mano destra va verso il piede sinistro oppure anche sulla gamba, insomma se arrivi alla caviglia bene, se non ci arrivi non importa, rimaniamo un ciclo di respiro, affonda bene la mano sinistra e espirando porta la mano destra accanto alla sinistra e porta la mano sinistra verso la gamba destra. Più in alto se arrivi, più in alto se no se arrivi alla caviglia. E allungale anche dietro, soprattutto la destra. Affonda bene la mano destra, allunga dal lato. E espirando, porta la mano indietro. E affonda bene le mani. E ora con un'inspirazione, allunga la gamba destra indietro verso l'alto. E espirando, porti il ginocchio verso la fronte, gatto nella schiena, alza il tallone dietro e porti il piede destro tra le mani. Se c'hai blocchi qui, se mai possono essere utili, altrimenti puoi mettere le mani su dei punti delle dita. Comunque, cerchi di sentire che la schiena è lunga, quindi blocchi o qualcosa per sollevare le mani può essere utile. E cerchi di sentire che il ginocchio è sopra la caviglia. E che le anche vanno giù dritte, di non accasciarti giù così, ma di sentire che c'è un po' di senso di sollevamento. Magari senti quel basso ventre attivo che ti solleva. E ora galleggia un attimo il talone dal pavimento, giusto un centimetrino. Senti che l'allungamento, l'anca si approfondisce un pochino. Appoggi il tallone e ora con un'inspirazione vieni su, metti le mani sulla gamba destra e spingi un pochino contro la coscia e di nuovo porta il pavimento pelvico quando espiri verso l'alto, attiva il basso ventre, senti il senso di sostegno che ti dà. Poi inspirando, aria dentro, allunga il braccio sinistro verso l'alto, senti l'allungamento lungo tutto davanti, dalla mano fino al piede. Rimaniamo qui, un respiro anche qui, cercando di mantenere quel senso di attivazione del basso ventre e di inspirare allargando le costole abbastanza in alto. E espirando, portiamo la mano sinistra giù, anche qui può essere utile avere un blocco se ce l'hai. La mano destra andrà sull'anca destra. Ora apriamo il piede destro verso l'esterno leggermente, quindi magari andando verso le due se fosse la lancetta dell'orologio. E affonda la parte esterna del tuo talone mentre ruota le costole di destra verso l'alto, quindi affondando la parte esterna dell'anca. Scusa, del tallone, senti la parte esterna dell'anca che si attiva e ruota le costole destra verso l'alto. Se vuoi, puoi portare la mano destra verso l'alto, ma se preferisci, la puoi tenere anche sull'anca. La corona della testa sta lunga in avanti. E con un'espirazione, ritorniamo giù, appoggia, riporta il piede parallelo, mani appoggiati, vai alla posizione del cane. E allunga le cosce indietro, senti la differenza tra le due gambe. E ora inspira la gamba sinistra indietro verso l'alto. Espirando, ginocchia alla fronte, gatto nella schiena, alza il tallone destro, porta il piede sinistro tra le mani. E anche qui, per un attimo, allunga la schiena bene. Senti, controlla che il ginocchio sinistro è sopra la caviglia e allunga la schiena. La gamba destra dietro sta sollevando, si attiva verso l'alto. E per un attimo galleggia il tallone sinistro verso il cielo, verso su, insomma un centimetrino,
al pavimento, senti che ti affonda un po' l'articolazione dell'anca. E poi appoggi il tallone. Ora affonda proprio il tallone nel pavimento. E inspira, porta le mani sulla gamba. E spingi via la gamba con le mani. E poi porta basso ventre e pavimento pelvico verso l'alto. Senti che ti dà un senso di sostegno. Con un'inspirazione, aria dentro, allunga il braccio destro verso l'alto. La gamba dietro sempre attivo. E con un'espirazione, mano destra viene giù. Apri il piede sinistra verso per segnare le 10 sull'orologio e inizia mano sinistra sull'anca sinistra, ruota le costole sinistra verso il cielo, lavora la scapola destra giù sulla schiena, spalle sopra il polso e affonda la parte esterna del tallone sinistro, cerca proprio di spingere nella parte esterna del tallone che ti attiva la parte esterna dell'anca se vuoi. Allunga il braccio sinistro verso l'alto. E con un'espirazione ritorna giù, riporta il piede parallelo e andiamo alla posizione del cane. Qualche ciclo di respiro qui nella posizione del cane, sentendo che abbiamo lavorato le gambe, quindi riesci a allungare le radici delle cosce ancora di più verso dietro, sollevando magari un po' di pressione dalle braccia. E con un'espirazione piega le ginocchia, guarda in avanti e cammina o salti piedi in avanti e vieni a Uttanasana, piegamento in avanti, in piedi paralleli, ginocchia morbide, lascia andare la testa. E ora con un'espirazione allunga la schiena, arda Uttanasana, porta la mano sinistra al centro davanti ai piedi, quindi fai un triangolo con la mano sinistra e i due piedi e porta la mano destra sull'anca destra e piega il ginocchio sinistra e apri le costole destra verso il cielo mentre affondi un po' la mano sinistra e se vuoi inspira il braccio destro verso l'alto e affonda un po' il peso nella parte esterna del piede destro. Mi senti questa bella torsione aperta e espirando, stendi la gamba sinistra, porta la mano destra giù, lascia andare la testa. E di nuovo, inspira, arda Uttanasana, allunga la schiena, vieni sulle punte delle dita, mano destra viene al centro, piega il ginocchio destro, mano sinistra, all'anca sinistra e con un'espirazione. Allunga le costole sinistra verso il cielo, andando in rotazione, ma affonda un po' la mano destra, senti la scapola giù sulla schiena, corona della testa si allunga in avanti e se vuoi allunga la mano sinistra verso l'alto. E con un'espirazione stendi la gamba destra, mano sinistra scende, lascia andare la testa. E ora srotoliamo la schiena per salire, quindi affondi i piedi e immagina che qualcuno sta tirando sulla schiena usando i muscoli delle gambe, quindi come un po' come se fossero delle corde che venissero tirate per portare sulla schiena. Quindi dovresti sentire lavorare tanto le gambe, la schiena srotola ma non è pesante. E veniamo a Tadasana, proviamo il respiro. E con un'inspirazione, mezzo saluto al sole, allunga le braccia verso l'alto. Espirando, piegati in avanti, sopra le gambe, lascia andare la testa. Inspira, Ardha Uttanasana, allunga la schiena.
Espira, Uttanasana, lasciati giù, rilassa il collo. Se, soprattutto segui il tuo respiro. Inspirando, allunga la schiena, affondi i piedi, allarga le braccia verso l'alto. Espirando, mani unite al cuore. Ancora. Inspira, le braccia verso l'alto. Espira, piegati in avanti sopra le gambe, lascia andare la testa. Inspira, Ardha Uttanasana, schiena lunga. Espira, Uttanasana, lascia la testa e il collo. Inspira, allunga la schiena, cuore in avanti. Spingiti il pavimento con i piedi, allunga le braccia verso l'alto. Espirando, mani unite al cuore, andiamo a Surya Namaskar. Inspira le braccia verso l'alto. Espira, piegati in avanti sopra le gambe. Lascia andare la testa, piega le ginocchia se hai bisogno. Inspira, allunga la schiena. Senti quella sensazione di ricovera la parte alta della schiena. Mantienilo. Espirando, appoggia le mani, allunga le gambe indietro. Posizione dell'asse. E sentiamo, rimaniamo un attimo qui. Senti che. Attivi il pavimento pelvico verso la testa, il basso ventre verso la schiena e che quando inspiri aria dentro puoi allargare le costole ma rimani collegate nelle addominali. Ora guarda in avanti e con un'espirazione scendiamo al pavimento. Se vuoi appoggia le ginocchia, stringi i gomiti ai fianchi per scendere. E inspirando, cobra, tira le mani in avanti per allungare il cuore in avanti. Espirando, scendi giù. Porta i punti dei piedi di sotto e espirando. Vai alla posizione del cane. Cinque cicli di respiro qui. Senti il respiro che si normalizza. E cerchi di lavorare le gambe. Di affondare le radici delle cosce indietro, ischi verso il cielo, taloni verso il pavimento. Queste sono solo direzioni, quindi non ha importanza se i taloni raggiungono il pavimento. E con un'espirazione piega le ginocchia e guarda in avanti. Salto, cammini, piedi in avanti. Uttanasana, lascia la testa. Inspira, Ardha Uttanasana. Espira, Uttanasana, lascia la testa. Inspira, allunga la schiena, affondi i piedi, allarga le braccia verso l'alto. Espira, mani unite al cuore. Ancora, inspira le braccia verso l'alto. Espira, scendi giù sopra le gambe, lascia andare la testa. Inspira, Ardha Uttanasana. Espira, posizione dell'asse. Guarda in avanti, senti il collegamento e con un'espirazione scende il pavimento. E ora andiamo alla spinge. Quindi portiamo gomiti sotto le spalle. È importante che non sono indietro, soprattutto ora che andremo alla posizione dell'asse sugli avambracci. Vuoi avere un allineamento molto chiaro del gomito sotto la spalla? Se guardi le avambraccia vogliono essere come i binari del treno, ben paralleli l'uno all'altro. E ora facciamo questo lavoro per salire ed è importante che viene progressivo, nel senso che alla spinge dove abbiamo le teste delle spalle larghe, la testa che galleggia verso l'alto, con l'espirazione saliremo progressivamente, quindi partendo dalle basse costole li porto, diciamo, verso il mio interno, insomma, un po' riempio dietro, portando le basse costole indietro verso l'alto, aria fuori, e questo lungo tutta l'espirazione. Poi l'addome va un po' succhio indietro, cercando di riempire la schiena dietro, poi anche le punte delle anche salgono, ma il coccige si allunga. Quindi questo passaggio qui è importante perché spesso magari arriviamo qui e poi facciamo così, arriviamo in una posizione, diciamo, che
sforzo molto la schiena lombare. Quindi cerca proprio di sentire che dalle basse costole che salgono indietro, l'addome, il basso ventre che sale, coccige si allunga verso i talloni, cioè le punte delle anche salgono e c'ho la schiena lombare lunga. Se questo passaggio è faticoso, rimani qui. Se ti senti di avere ancora possibilità, appunto, di sottovenire dei piedi e allunga, spingi via il pavimento con le avambraccia, allunga i talloni indietro e trova la posizione dell'asse sugli avambracci. E poi con un'inspirazione, sempre mantenendo tutto collegato, appoggia le ginocchia, le cosce, punte delle anche, allunga il cuore in avanti. Ora andiamo in continuo con un'espirazione. Basse costole indietro, poi addome, punte delle anche indietro, coccige, si allunga verso i talloni. Se vuoi, punti di sotto le dita dei piedi, apri, metti le mani dove sei e eventualmente allunga i talloni indietro, spingendo gli avambracci contro il pavimento. Con un'inspirazione appoggia le ginocchia, le cosce, punte delle anche, addome e allunga il cuore in avanti. Facciamo un ciclo di respiro qui. Inspira, allarga le costole, espirando indietro con le basse costole, addome. Punti delle anche, allunga i coccigi verso i talloni, allunga la schiena lombare. Se vuoi, punti di sotto le dita dei piedi, spingi il pavimento con le avambraccia, allunga i talloni indietro, alzando le gambe. Inspirando, appoggia le ginocchia, le cosce, punti delle anche, addome, allunga e tira avanti. Spinge. E l'ultima volta, espirando, basse costole, addome, punti delle anche, coccige verso i talloni. Se vuoi, vai alla posizione dell'asse, rimani qui. Due cicli di respiro, o anche uno, o anche nessuno. Ma se vuoi, rimani. E con la prossima inspirazione, aria dentro, appoggia le ginocchia, le cosce, punti delle anche. E allunga il cuore avanti, spinge, espirando, apri i gomiti e allunga la schiena giù. Inspira, mani vanno ai lati delle costole. Espirando, spingiti indietro verso il gatto, stonda la schiena. Se mai fai anche qualche ondeggiamento destra e sinistra, andando verso la posizione del bambino. E inspira avanti, quattro zampe. Ora andiamo al delfino e ora, scusatemi, mettiamo i palmi rivolti verso l'alto, quindi sempre con i gomiti allineati bene sotto le spalle, e gli avambracci vogliono essere appunto come i binari del treno, sono paralleli uno all'altro. Apri bene le mani. E allunga, insomma, ruota i pollici verso il pavimento e senti che quando affondi i pollici verso il pavimento, che anche la parte alta del braccio un po' ruota indietro, lavora le scapole giù sulla schiena delicatamente e collo è libero, punti di sotto le dita dei piedi e con un'espirazione facendo in modo che non, di non portare le spalle in avanti per salire. Quando sali, senti che tutto parte da una spinta degli avambracci contro il pavimento e allunga le anche indietro verso l'alto. E se vuoi, avvicina un po' i piedi, ma anche no. E sempre continua a ruotare i pollici verso il pavimento. Senti quella rotazione nella parte superiore delle braccia. Rotano indietro, scapole giù sulla schiena, collo morbido,
allungale anche indietro verso l'alto, tieni le ginocchia morbide, se hai bisogno per allungarle anche in su. Ecco, un'espirazione, appoggia le ginocchia e riposa, posizione del bambino, e porta le braccia indietro questa volta, senti le spalle che rotondano avanti, che è molto di sollievo. E ora inspiriamo avanti verso le quattro zampe, ma di nuovo vai sulle avambraccia, questa volta appoggiando i palmi sul pavimento, ma cerca di immaginare quella sensazione che avevi prima quando, oh, anzi, facciamolo, apri i palmi verso l'alto un attimo, ruoti i pollici verso il pavimento, senti che ti rotano indietro le parti superiori delle braccia, allarga le teste delle spalle, mantieni tutto e giri i palmi. Ora allunga una gamba indietro, porta l'altro ginocchio un pochino indietro, cerca di avvicinarti alla posizione sulle avambraccia in questo modo. Espirando, attiva bene gli addominali e poi allunga l'altra gamba indietro. Affonda bene le avambracci contro il pavimento, scapola giù sulla schiena. E ora porta la mano sinistra verso il gomito destro, quindi rotolo sul tappetino, fai un pugno morbido. E ora ci rotiamo verso il fianco sinistra. Se ti è più facile, puoi tenere i piedi l'uno davanti all'altro. Se invece ti senti di sfidarti un po' di più, porta il piede destro sopra il piede sinistra. E cerca di allungare l'anca destra dritto verso l'alto, scapola sinistra giù sulla schiena e senti gli addominali che lavorano, allunga il coccige verso i talloni, cerca di non ruotare indietro, che è la cosa quasi più facile che succede. Quindi allunga con la punta dell'anca destra un po' in avanti e se vuoi apri il braccio destro verso il cielo. E con un'espirazione ritorniamo. Avambraccio destro va giù, avambraccio sinistro va giù e facciamo l'altro lato. Quindi ora la mano destra va verso il gomito sinistra, roti sul bordo dei piedi destro, se vuoi piede sinistro viene sopra il piede destro, lavora la scapola destra giù sulla schiena e allunga l'anca sinistra verso l'alto. Cerchi di non ruotare indietro. Attiva quei addominali bassi, se vuoi allunga il braccio sinistro verso l'alto. E riposa in qualsiasi momento. E ritornando, appoggia l'avambraccio sinistro, appoggia l'avambraccio destro. E poi, inspirando, appoggia le ginocchia, le cosce, le punte delle anche e trova la sfinge, tira le avambracci indietro per allungare il cuore in avanti, allarga le teste delle spalle. Ora fai un bel respiro profondo, inspirando aria dentro, allarga le costole. Espirando, tira fuori la lingua e fai respiro del leone. Ora scendi giù, appoggia la fronte. Anzi, metti la testa da una parte, allunga le braccia indietro e fai un bel respiro, riempendo la schiena bassa, la schiena lombare. Aria fuori, lascia andare tutto. Ora gira la testa dall'altra parte. Inspirando, riempi bene la parte alta della schiena. Espirando, lascia andare tutto. E portiamo le mani ai lati delle costole, appoggio la fronte, alzo le teste delle spalle con un'espirazione, punti di sotto, le dita dei piedi e vai alla posizione del cane. Ruota le spalle indietro, allunga anche le gambe indietro.
Nota se la posizione la senti diversa ora e come ognuno avrà la propria esperienza. Ecco la prossima, espirazione, piega le ginocchia, guarda davanti, e salto, cammini, piede davanti, Uttanasana, lascia andare la testa. Inspira, Ardha Uttanasana, allunga la schiena. Espira, Uttanasana, lascia andare la testa. Inspira, allunga la schiena, fondi i piedi, allarga le braccia verso l'alto. Espira. Mani unite al cuore. E con un'inspirazione, Utkatasana, siediti indietro, allunga le braccia verso l'alto. Espira, scendi giù, Uttanasana, lascia andare la testa. Inspira, Ardha Uttanasana, schiena lunga. Espira, posizione dell'asse, guarda davanti. E sempre con un'espirazione, aria fuori, scende il pavimento, teste delle spalle larghe e alte. Inspirando, tira il cuore avanti, cobra o cane che guarda in su. Espirando, cane che guarda in giù. Inspira la gamba sinistra indietro verso l'alto, quindi quella più lontana dalla cattelcamera. E espirando, ginocchia alla fronte. Gatto nella schiena, alza il tallone dietro, porti il piede in avanti e tieni il tallone dietro verso l'alto, quindi le gambe sono parallele. Inspira le braccia verso l'alto, come abbiamo fatto prima, ma senza. Immagina che hai le mani sulla coscia che la spingono via e porta il basso ventre verso l'alto, spalle rilassate. Ora, mani unite al cuore. E con un'espirazione allungati in avanti, allunga, tieni le anche squadrate. E ora puoi scegliere di mettere le mani in terra se hai un blocco, anche usando un blocco, se no, incastra il gomito destro all'esterno del ginocchio sinistra. Stringi l'interno coscia l'uno verso l'altro, allunga il cuore in avanti. Se vuoi, fai un pugno con la mano sotto. Rotta le costole sinistra verso il cielo. Guarda in avanti dove punta il tuo cuore, pure se vuoi. Puoi guardare anche verso l'alto, ma è più difficile, quindi solo se ti sembra appropriato. E ora con un'espirazione lascia andare le braccia, lascia andare la torsione. E camminiamo le mani verso il centro, portando i piedi paralleli, quindi guarda i piedi che sono allineati e che le dita dei piedi non sono puntate in fuori. Lasciati un attimo giù. Lascia la testa. E ora controlla che il tuo peso non è tutto indietro sui talloni. Cerchi di portarlo più in centro, che i talloni sono radicati, però il peso anche molto dell'avampiede. E con un'espirazione affondi i talloni come abbiamo fatto prima, srotoliamo la schiena, ma usa le gambe come se le gambe tirassero la schiena verso l'alto, srotolando una vertebra alla volta. La testa arriva per ultimo. E ora, inspirando, apri i talloni verso l'interno, che i piedi vanno ad aprirsi. Anche qui. Facciamo un attimo una prova, piega un po' le ginocchia, controlla, si vanno molto verso l'interno, semmai porti i piedi un po' più verso l'interno per cercare di allinearli il più possibile le ginocchia sopra il centro del piede quando pieghi le ginocchia. Ora apri le braccia e anzi, pieghiamo i gomiti, se vuoi tocca l'indice col pollice. Piega le ginocchia, cerca di galleggiare la testa verso l'alto mentre le ginocchia scivolano fuori e tiri i piedi un pochino verso di te. E ora apri le braccia e inspira, coscia, avambraccio sulla coscia. Espira, torna su, ma tieni le gambe forti. Inspira,
avambraccio sulla coscia, allunga l'altro lato, affondi i talloni, espira, torna su. E inspira, stendi le gambe, espira, mani sulle anche, ritorna i piedi paralleli. E con un'inspirazione, piega le ginocchia, rovescia il cuore in avanti, senti la schiena che... Lascia andare la testa. E ora, piega il ginocchio destro e cammina le mani verso destra. Quindi ora la gamba sinistra è ruotata verso la telecamera. Inspira, posizione dell'asse, guarda in avanti. Espirando, larga le spalle, scende il pavimento. Inspira, cobra o cane che guarda in su. Espira, cane che guarda in giù. Ora inspira la gamba destra, indietro verso l'alto. Espira, ginocchia al fronte, gatto nella schiena, porti il piede destro in avanti. E gambe sono sempre paralleli, e tallone sinistro dietro, rimani su, affonda il tallone destro per inspirare le braccia verso l'alto. E di nuovo, ricorda quella sensazione delle tue mani che spingevano via la coscia e tira il basso ventre verso l'alto. Senti le spalle rilassate che riesci a inspirare allargando sopra, ma rimani collegato sotto. E espirando, mani dal cuore, allungati in avanti. O la mano scende a terra, oppure incassa il gomito sinistro all'esterno del ginocchio destro. Pugno con la mano sinistra che è sotto. Allunga sempre di più la schiena e ruota le costole verso l'alto, costole destra. Cercando di allungare sempre la corona della testa in avanti. E espirando, lascia andare la torsione, appoggia le mani e ricammina. Camminiamo di nuovo verso il centro, controlla i piedi paralleli, rilassati un attimo. Sempre peso abbastanza sull'avampiede e anche qui di nuovo. Affonda, attiva le gambe per srotolare la schiena. Quindi sono le gambe che fanno tutto il lavoro. Ritorna su. Inspirando, apri le gambe e trova il tuo allineamento. Pieghi i gomiti mentre pieghi le ginocchia. La testa galleggia verso l'alto. Cerca di sentire spazio nella posizione. Non stai affondando tutto verso il pavimento. La testa galleggia verso l'alto. Tiri i piedi verso di te. E ora facciamo un'inspirazione. Apri le braccia. E espiriamo per andare verso un fianco. E inspira per tornare su. Nota la differenza della respirazione. Espirando ora ci pieghiamo. Inspira, ritorniamo su. E espirando. Stendi le gambe, ritorna parallelo, mani sulle anche. E con un'inspirazione sempre piega le ginocchia, rovescia il tuo cuore in avanti. Lascia andare, stendi le gambe un pochino, solo se ti è appropriato. E ora cammina le mani verso il piede sinistro, ruota il piede sinistro verso il lato corto del tappeto, ruota la gamba destra dietro. E posizione dell'asse, se vuoi, se non riposa. Posizione dell'asse, inspirando, espirando, scendi al pavimento. Inspirando, cobra o cane che guarda in su. Espirando, cane che guarda in giù. 5 cicli di respiro qui nella posizione del cane. E con un'espirazione piega le ginocchia, guarda in avanti,
Salto, quindi piedi in avanti, Uttanasana. Inspira, Ardha Uttanasana. Espira, Uttanasana. E Utkatasana, siediti indietro, braccio verso l'alto. Stendi le gambe. E espirando, mani tra cuore. Un'altra volta, Surya Namaskar V. Inspirando, posizione della sedia, allunga le braccia verso l'alto. Espirando, scendi giù, lascia andare la testa. Inspira, Ardha Uttanasana. Espira, posizione dell'asse. Guarda in avanti, inspirando. Espirando, scendi al pavimento. Inspira, cobra o cane che guarda in su. Espira, cane che guarda in giù. Inspira, la gamba destra indietro verso l'alto. Espira, succhi il ginocchio in avanti, porti i piedi tra le mani, appoggi il tallone. Inspira, ti porta su, tocca per guerriero 1. Espira, scendi giù subito. Inspira, posizione dell'asse, allarga bene le spalle. Espirando, scendi al pavimento. Inspirando, cobra o cane che guarda in su. Espirando, cane che guarda in giù. Inspira, lunga la gamba destra, sinistra, scusate, indietro verso l'alto. Espira, succhi il ginocchio in avanti, porti i piedi tra le mani, appoggi il tampone dietro. E inspira, guerriero 1. Espira, scendi giù. Posizione dell'asse, inspirando, espirando, testa delle spalle verso l'alto mentre tu scendi. Inspira, cobra, cane che guarda in su, allarga le costole, allarga le spalle. Espirando, cane che guarda in giù. 5 cicli di respiro qui. Cercando di sentire quella rotazione esterna delle parti alte delle braccia, di allungare le anche indietro. Lavora con le gambe, con il libero. E con un'espirazione piega le ginocchia, guarda in avanti, salto con i piedi in avanti, Uttanasana. Inspira, Ardha Uttanasana. Espira, Uttanasana. E Utkatasana, siediti indietro. Stendi le gambe. Espirando. Mani dal cuore. Ok. Ora andiamo alla danzatrice reale che mi sfugge il nome. Andiamo anche qui, andate con la gamba che ti pare, perché abbiamo questa possibilità, essendo tutti virtuale. E partiamo con l'allungamento per la coscia, quindi cerchi di allineare magari i piedi e attiva un po' gli addominali. Poi prendi il piede destro piegando il ginocchio e cerchi di prenderlo da sopra e cerchi di allungare il ginocchio destro giù, insomma il ginocchio che stai prendendo, giù verso il pavimento e di stringerlo verso l'altro ginocchio, ma espirando, tira il tuo basso ventre verso l'alto e cerchi di, se mai allunghi il braccio opposto verso l'alto. E ora con un'espirazione lascia andare, scuoti. E facciamo l'altro lato, quindi piegando il ginocchio, cercando di prendere il piede da sopra se ci arrivi. E di nuovo, l'altra mano va sull'anca, cerca di squadrare le anche e di attivare un po' quel basso ventre per allungare il coccige in avanti. E poi più che puoi, rilassa, allunga il ginocchio giù verso il pavimento, cerchi di stringerlo verso l'altra gamba, ma tutto delicatamente, non usare tutte le tue forze, cioè non siamo più di un 5-6 di forza, anche un po' meno qui. Se vuoi, allunga il braccio opposto verso l'alto.
ricercando di arrivarci dolcemente, non stiamo strattonando il corpo, vogliamo farlo in dialogo. E espirando, lascia andare. E ora andiamo a fare la danzatrice, quindi di nuovo andremo a prendere la parte interna ora del piede. Se hai una cintura e la vuoi mettere attorno al piede e tenere la cintura, puoi farlo, però a me piace anche semplicemente tenere il piede. E partiamo nello stesso modo. Attiva il basso ventre, allunga il ginocchio verso il pavimento e poi inizia ad allungare lo stinco dritto indietro. Cerca di tenere le spalle più squadrate in avanti che puoi e per alzare la gamba allunghi lo stinco sempre indietro. Puoi allungare il braccio opposto in avanti cercando di tenere rotazioni interne nella gamba dietro, trovando il punto che è giusto per te. E con una respirazione lascia andare, ritorna giù, lascia andare la gamba, dai una scontatina e cambiamo lato, quindi prendendo sempre l'interno del piede, cercando di sistemarti bene per partire, quindi espirando attiva il basso ventre e inizia ad allungare lo stinco indietro, allarga anche le dita del piede, la gamba deve essere attiva, braccio opposto si allunga in avanti un po' alla stessa misura, rotazione interna della gamba, non lasciare il ginocchio ad aprirsi verso l'esterno. Cercando di sentire che quando inspiri appunto allarga le costole e espirando lascia andare il piede, scuoti un po'. Ok, e ora facciamo uno srotolamento giù, lascia andare la testa e anche qui tieni le gambe attive e senti che contrastano verso il pavimento, l'azione della schiena che scende, uno zampino d'acqua. E poi lasciati andare giù, rimani qui un attimo, prendi i gomiti con le mani, un po' sì con la testa, un po' no con la testa, lascia andare le braccia. E mette le mani in terra, porta le ginocchia, piega le ginocchia e riportiamo giù. E andiamo al cammello. E io, per via del ginocchio che mi ritrovo ora, non andrò a portare le mani giù. Volendo, ci allunghiamo indietro, si può andare indietro verso i blocchi se ce l'hai o anche verso i piedi, però parliamoci un attimo nel senso che quello che molti di noi tendiamo a fare quando facciamo questa posizione è che molti di noi abbiamo proprio un punto di piega della schiena e quindi la tendenza è proprio di piegarsi lì e di arrivare giù un po' appunto con questo piegamento nella schiena. E siccome quello è un punto instabile, diciamo, è meglio cercare di dare sostegno, quindi magari avere la sensazione di andare un po' meno dietro, ma di andare in sollevamento, magari immaginando che ti stai stendendo sopra un grande barile, qualcosa che ti è ruotato indietro. Riportiamo le mani dietro la schiena o con le dita puntate verso il basso o anche verso l'alto se vuoi, se le punti verso l'alto magari ti dà anche quella possibilità di resistere un po', scapole giusto la schiena, testa delle spalle larghe e ti dà una sensazione di sollevamento nella parte bassa della schiena, però se è molto scomodo va bene anche indietro, insomma.
di sotto con le dita. Respirando, attiva un pochino il basso ventre. Hai la sensazione che il coccige si allunga in avanti, che quello vogliamo mantenere per tutto l'esercizio. E con un'ispirazione, come se qualcuno ti tirasse dalla corona della testa verso l'alto, che anche dallo sterno c'è un filo che ti allunga verso l'alto. E immagina un grande elastico nella parte anteriore del tuo corpo che vai ad appoggiarti contro, allungarlo dolcemente. Se ti fa male il collo, guarda in avanti. Se hai voglia di allungare il collo, la testa indietro, puoi farlo. E con un'espirazione, aria fuori, attiva il basso ventre per tirarti su. Scuoti un po' e facciamo che per oggi si fa un giro solo. E prossima settimana ne facciamo due. E ora andiamo un attimo alla posizione del bambino. Vedete la schiena che si allunga. E poi torna su. E andiamo a Sukhasana. Io mi metto di fianco, quindi le gambe sono piegate, incrociate. E anche qui prendi una coperta, un cuscino, qualcosa per sollevarti se hai bisogno, perché quello che vogliamo è di avere la schiena lunga. Che qualcuno mi chiedeva di questa cosa. Ci sono vari modi per approcciare tutte le posizioni. Penso che tendenzialmente molti di noi abbiamo un po' la tendenza nella vita quotidiana di stare un po' curvi e quindi queste posizioni comunque l'idea è che è per aprire le anche. E quindi se io lascio il bacino a curvare di sotto, in realtà tiro tanto la schiena, ma non sono veramente dentro le anche. Poi uno che ha magari di aprire molto sentirà anche nelle anche, però idealmente vogliamo riuscire ad avere la schiena lunga e magari puoi anche affondare i pollici dell'articolazione delle anche che li vogliamo proprio rilassare. E con un'espirazione allunga tutta la schiena. Immagina di avere un asse di legno sulla schiena e che lo porti in avanti e quindi quasi allarga e allunghi la schiena indietro mentre vai in avanti, cercando di affondare l'articolazione delle anche. Qualcuno magari è già arrivato qui, che va benissimo, però se sei andato un po' avanti e vuoi mettere anche le mani in avanti, tira il pavimento verso di te. Non andare in avanti con le mani così che ti porta a sfondare tutto. Cerca di sentire sempre la schiena lunga, il cuore che si allunga sulla diagonale e quasi, appunto, se avessi ventoso sulle punte delle dita, tirerei il pavimento verso di me e cerca di affondare, di rilassarmi nell'articolazione delle anche. Poi se mai lascio andare la testa che fa sfondare dolcemente la schiena, posso appoggiare anche le mani se voglio, però l'idea è sempre che sto piegando dalle anche. E ora cammina, le mani indietro e cambiamo l'incrocio delle gambe. Di nuovo, se vuoi levare quello che puoi da sotto gli ischi, trova un senso di sollevamento nella schiena, se mai appunto, qualcuno sarà arrivato qui, perché se ti senti che già allungare la schiena è faticoso, magari metti le mani anche dietro, cerchi di allungare la schiena, di sentire le anche che si rilassano. Se invece hai un po' di disponibilità ancora di movimento, se mai pollici nell'articolazione delle anche, allunga la schiena in avanti. Cerchi di sentire che gli ischi stanno allungando indietro, il cuore sulla diagonale, se vuoi, mani in avanti, tirando il pavimento verso di te. Radica le anche indietro.
E poi se vuoi lascia andare la testa, anche se sei dritto verticale, lascia la testa un attimo e senti un po' di riposo. Cammina le mani indietro. Ok. E ora allarghiamo le gambe, anche qui può essere molto interessante stare seduto su un supporto, è una cosa che varia tantissimo, c'è magari chi con le gambe incrociate si sente bello lungo, ma appena le allunga rimane tutto indietro, quindi insomma prendi ogni posizione appunto per una situazione diversa, trova il modo per sentire la schiena lunga. E cerchi di avere la sensazione di affondare le radici delle cosce, le dita dei piedi puntano dritto verso l'alto. E ora inspira un braccio verso l'alto, allungati verso la gamba. Questo braccio può stare o sopra la gamba, o semmai scivola all'interno verso il pavimento, ma affonda la radice della coscia opposta. Cerchi di portare un po' di allungamento anche nel lato della vita che è sotto. E con un'espirazione, ritorna su. E inspira dall'altra parte, affonda la radice della coscia. Cerchi di non sollevare appunto quell'anca. E il braccio può scivolare o verso il pavimento oppure sta sopra la gamba. Scapole giù sulla schiena. Collo libero. Immagina una testa, o se vuoi metti anche la tua mano e incontra la mano con la testa. Senti che il collo è morbido, rilassato. E con un'espirazione torna su. E ora chiudiamo le gambe. Metti le mani dietro le ginocchia. E con un'espirazione stonditi un po' indietro, stendendo le braccia, scapole giù, spalle lontane dalle orecchie. E per un attimo, facendo tutto il lavoro con le braccia, perché tieni bene dietro le cosce con le mani, senti la schiena che si rilassa, si stonde indietro. Cerca di non tirare con la testa in avanti, senti tutto morbido. E poi niente, porta i piedi un po' più vicino e srotola la schiena per scendere giù. Ginocchia verso il petto, se hai voglia, puoi incrociare le mani dietro la testa e con un'espirazione stonda la schiena, porta dei gomiti verso le ginocchia, ma solo se hai voglia. E poi inspira, allungati giù. Ora porta il piede sinistro al pavimento, apri le braccia ai lati, caviglia destra sul ginocchio sinistra, ma non spingere tanto il ginocchio avanti, cerca di mantenere due lati della vita lunghi uguali e con un'espirazione. Affonda il piede sinistro e rotolo sul bordo del mignolo, appoggiando la gamba sinistra al pavimento, poi la pianta del piede destro, se ci arriva, se fai fatica a arrivare bene con la pianta del piede sul pavimento, la puoi appoggiare all'interno della gamba sinistra e cerca poi di rilassare la gamba destra, di allungare l'anca destra un po' in avanti. Rilassando tutto. E con un'inspirazione ritorna al centro. Appoggia il piede destro, stacca il piede sinistro, porta la caviglia al ginocchio. Anche qui prendi un attimo, allunga gli schieni avanti, senti i lati della vita uguali. Ginocchio sinistro apre con morbidezza. E espirando, affonda il piede destro rotto sul bordo del mignolo e porta la gamba destra a terra, la pianta del piede. E rilassa.
rilassa tutto. Rilassare anche il ginocchio sinistra un po' verso il pavimento, magari non ci va tanto, non importa, l'importante è che è rilassato. Sentendo ora che il tuo respiro riesce ad essere libero e pieno. E con un'ispirazione allunga la schiena, riporta le gambe al centro, appoggia il piede sinistra e andiamo verso Shavasana, il rilassamento finale. Prendi calzini, maglie, accessori vari se vuoi mettere qualcosa, anche se non hai male la schiena. Se metti qualcosa rotolato o qualcosa sotto le ginocchia mentre ti stendi indietro, può essere veramente... Benissimo. Comunque, trova la posizione che serve a te per sentirti più rilassato e fai un bel respiro profondo con il naso e lascialo andare.
ore piano piano inizia a risvegliare il tuo corpo. Senti un po' cosa richiede il tuo corpo per ritornare in movimento, movimenti piccoli, morbidi, che si ingrandiscono man mano, portandoti magari prima su un fianco, senti un bel respiro che riempie la schiena. E poi veniamo verso una posizione seduta, trovando una posizione che funziona per te, dove riesci a sentire la schiena lunga. Se hai bisogno di un accessorio, prendilo. Chiudi un attimo ancora gli occhi e senti il corpo. Senti tutte le sensazioni, senti lo stato della mente, anche le sensazioni nel cuore. Ora portiamo le mani insieme al cuore, abbasso un attimo il mento e trova una cosa di cui essere grato oggi. In questo momento c'è sempre qualcosa. E poi porta la testa di nuovo su. Fai un bel respiro profondo. Lasciala andare. E lascia che gli occhi aprano piano piano. Namaste. Oggi emozionante, ora vi ridò il volume, che abbiamo veramente collegamenti a parte da Pisa, varie persone, poi qualcuno da Bologna, da Lucca, dalla Sicilia, e poi oggi vince, anzi Barcellona, e poi anche dall'Australia. Quindi insomma, oggi sono emozionata, insomma, anzi sempre, perché è bella questa cosa che stiamo facendo, però oggi effettivamente...